La novena si conclude il 14 di mattina, e siccome l'ultima messa e quindi prevede anche il venire qui sul posto di tanti carri votivi che vengono preparati da tanti gruppi che recitano nei propri cortili, nelle proprie abitazioni, invitando la gente vicignora al rosario che fanno tutti i giorni, tutte le sere, e poi l'ultimo giorno fanno questo pellegrinaggio, questi gruppi che partono da ogni parte dell'Agro, anche dalle parti di Napoli, San Giuseppe Vesuviano per esempio, ci sono dei gruppi che vengono di lì, anche dalla parte della zona di Castellammare arriva qualche gruppo, vengono un po' da ogni parte, oltre che dalle nostre zone, così che sono i più vicini chiaramente. E vengono questi carri votivi e vengono disposti in piazza, in semicerchio, si costruisce anche il palco dove viene celebrata la Santa Messa conclusiva dal Vescovo, che viene sempre accompagnato dal clero diocesano, soprattutto quello della zona. Non manca certamente la presenza anche delle autorità civili, il sindaco e le altre autorità, che vengono per onorare la Madonna e anche per far corona, per festeggiare insieme alla gente quest'ultimo giorno della novena. E poi intorno dopo la messa c'è questa festa di folklore, perché i carri vengono tutti menzionati e si fa la gara a mostrare qual è il carro più bello, e così che poi alla fine vengono premiati un po' tutti, anche per invogliare le giovani generazioni soprattutto a continuare questa tradizione bella in onore della Madonna.